La regione Campania possiede circa 5.000 ettari di foreste distribuite in aree diverse dal punto di vista climatico, orografico ed ecologico, che caratterizzano le 10 foreste demaniali, offrendo paesaggi di varia bellezza, ricchi di storia e biodiversità. Di queste, il 60% sono in provincia di Salerno, un enorme patrimonio di bellezze e potenzialità, rappresentate dalle foreste Cerreta Cognole di Montesano sulla Marcellana, fasce boscate di Persano di Serre, Mandria Cuponi di Sala Consilina e Vesolo di Sanza. Attualmente l'unità operativa di Salerno dispone complessivamente di soli 19 operai a tempo indeterminato, distribuiti su 3 vivai, 4 foreste e il centro ittiogenico regionale di Ceraso. Questa situazione, sostiene Pasquale Santa Lucia, sta creando non poche difficoltà e incertezze nel garantire la normale continuità di gestione delle attività inerenti le foreste e i vivai, nel rispetto delle norme elementari di sicurezza ed efficienza. Altresì occorre tener presente che la mancata cura e manutenzione delle foreste demaniali ne compromette irreversibilmente la conservazione e funzionalità, sia per l'elevato rischio di incendio che per i possibili fenomeni di dissesto idrogeologico, con ripercussioni negative anche sulle potenzialità di sviluppo e valorizzazione sia di attività seviculturali che turistico-ricreative. Pertanto si auspica che possa trovare quanto prima una soluzione adeguata per gestire in maniera più efficiente ed efficace il notevole patrimonio forestale regionale, sfruttando e valorizzando adeguatamente tutte le potenzialità che tale patrimonio ha sia in termini ambientali che economici e sociali.